Sono due gli elementi in corsa per assumere la presidenza del nuovo consiglio comunale di Rende. Si tratta dell'uscente Mario Rausa, eletto nella lista Manna Sindaco, e di Gaetano Morrone di Laboratorio Civico, che nella precedente legislatura ha ricoperto la carica di vicepresidente. I sostenitori di Marcello Manna non hanno ancora trovato la quadra, ma prima di presentarsi in aula, riferiscono con convinzione, si troverà una soluzione. Rausa fa pesare l'esperienza ed il maggior numero di consensi ottenuti, 315, mentre Morrone. Che di votini ha ricevuti 268 pensa sia arrivato il momento di passare all'incasso dopo aver rinunciato anche alla candidatura al consiglio provinciale per tenere insieme i vari pezzi della precedente maggioranza politica. La convocazione dell'assise è prevista per questa sera alle ore 17. Toccherà ad Anna vita Puricani. presiedere la seduta di insediamento in qualità di consigliera anziana. L'esponente di Vendi al centro è infatti risultata la candidata più votata in assoluto, con 632 preferenze. Del giorno anche la nomina dei due vicepresidenti e dei due segretari questori, il giuramento del sindaco, la nomina della commissione elettorale comunale. Per la giunta, invece, bisognerà attendere ancora qualche giorno. Salvatore Bruno per la Cinews24.